Salve e benvenuti in un nuovo video. Ormai nessuno fa più le tier list, però pazienza. Se non sapete che cosa sono le tier list, sono degli schemi, chiamiamoli schemi, non lo so, in cui potete fare delle classifiche di cose, di qualunque genere. Nel caso di oggi faremo una classifica delle saghe fantasy young adult, ovviamente cinematografiche. Come vedete sullo schermo ho messo tutte le saghe fantasy young adult che mi sono venute in mente. Non sono tantissime, però E poi, come vedete, ci sono le varie caselle che vanno dalla S alla M, che stanno per super bellissimo power, andiamo bene, buono, c'è posta e ultimo, ma non per importanza, monnezza. Quindi iniziamo subito. Il primo che vedo qui è Divergent. Allora, Divergent è stato un po' sfortunatello perché ad un certo punto hanno interrotto le riprese dei film, quindi non hanno mai concluso la saga. Il primo film secondo me non è male, non è bellissimo, è un po' scopiazzato da The Maze Runner e Hunger Games, è un po' un mashup di queste due saghe. Non è il massimo, però secondo me il primo film ci può stare, almeno a me non era dispiaciuto. Il secondo ho fatto fatica a finirlo, vi giuro. Poi il terzo neanche me lo ricordo. Quindi, cioè, io non vorrei metterlo nella monnezza, però me tocca, cioè, che devo fare? O forse no, lo mettiamo con Cepostà, però solo per il primo film, non per tutta la saga. Non me ne vogliano i fan di Divergent. Però ammetto che non ho mai letto i libri, non so se i libri siano più interessanti, più carini, non ho idea. Vabbè, per il momento mettiamolo in Cepostà, poi vediamo. No, allora. Che dire? So bene che Twilight non è il top e secondo me ci sono delle saghe più belle tra queste. Però, se contiamo anche solo l'impatto che ha avuto a livello, no, mediatico, culturale, secondo me Twilight, no, c'ha il suo perché. In più, secondo me, il primo film, non gli altri che poi diventano una roba un po' troppo cringe, però il primo film in particolare è un ottimo film per il suo tempo e per il suo target. Tutta la saga a me, però secondo me si salva, quindi io lo metterei in buono per il momento. Poi dopo, se avrò buon cuore, lo farò salire più in alto. Harry Potter. Allora, Harry Potter secondo me è la saga più bella di tutte quelle che sono qui presenti, è anche quella che ha avuto un maggiore impatto in assoluto, cioè chiunque ama e conosce Harry Potter. Magari ama, no, ci sarà qualcuno a cui non piace Harry Potter, figurati, però comunque sa che cos'è. O se non sa che cos'è, comunque sa che esiste, quindi già va bene. E quindi io lo metterei in super fighissimo power, ma con riserva, perché secondo me i primi 4 film di Harry Potter sono belli, fatti molto bene, i primi due in particolare. Il terzo poi a me piace particolarmente, però i primi due sono anche molto fedeli ai libri. Dal quinto in poi agghiaccio. Quindi lo metto qui, ma appunto con riserva. Oh no, Percy Jackson. Come sapete, sto recuperando proprio adesso tutta la saga letteraria e i libri mi stanno piacendo moltissimo. Per quanto riguarda i film, Allora, il primo secondo me non è male. Io ricordo di averlo visto al cinema quando ero piccola, non sapevo nemmeno che si trattasse di una saga o che fosse tratto dai libri, insomma, mi era piaciuto tantissimo. Però, insomma, ero anche abbastanza piccola quando l'ho visto, quindi, come dire, non avevo chissà quale senso critico. Però, tutto sommato, anche rivisto adesso, il primo film non è così brutto, cioè ci può stare. Il secondo è un mappazzone incredibile, hanno mischiato un sacco di roba. Non lo so, non è proprio il massimo, sinceramente. Però secondo me è una saga molto carina, molto originale. E quindi boh, non lo so, io la metterei insieme a Twilight. No, però Twilight ha fatto meglio. Oh no, cos'è successo? Mettiamolo in Cepostà insieme a Divergent e poi capiamo. The Maze Runner. Allora, The Maze Runner è un po' particolare, a mio parere. Il primo è molto carino, anche il secondo, il terzo no. L'unico problema che ho con The Maze Runner è il personaggio di Kaya Scodelario, come cavolo si chiama lei, l'attrice. Vabbè, quella che faceva Effie in Skins, non mi ricordo mai come si dice il suo cognome, comunque. Perché lei non parla mai.
E questa cosa, non lo so, mi ha sempre fatto un po' strano. Non so se sia così anche nei libri, non ho idea. Però secondo me non è brutta come saga, è molto, molto simile anche ad Hunger Games, a mio parere. Molto meno estrosa di Hunger Games, però ha quel mood lì. Le parti di Hunger Games girate all'interno dei giochi, secondo me sono molto simili a The Maze Runner. Dai, mettiamolo in buono, insieme a Twilight. Non riesco. Si è bloccato? No, che cosa ho fatto? Perché non me le fa rimettere sotto? Vabbè, gli altri li prenderemo da qua, perché evidentemente sto robo non funziona. Poi, che cosa c'era in lista? Non mi ricordo. Questo cos'è? Ma neanche lo riconosco. Che cos'è questo? Scusate. Shadowhunters. Shadowhunters secondo me può stare dove è adesso, mentre Narnia lo mettiamo qua. Allora, Le Cronache di Narnia a me non ha mai fatto impazzire, però c'è da dire che i film sono carini. Cioè, secondo me sono molto carini, molto ben fatti. Soprattutto i costumi, le scenografie, secondo me sono troppo belli. No, non lo so. Mi sa che io non ho visto però l'ultimo film. Non mi ricordo. Guardate, forse lo metterei quasi qui. Quindi a questo punto devo spostare Twilight. Cioè, assolutamente devo spostare Twilight. Cioè, allora, se metto Narnia in buono, Twilight deve per forza stare sopra. E anche sopra The Maze Runner, cioè, palesemente. Mentre Shadowhunters io lo metterei in monnezza, perché... Cioè, allora, il film non è così brutto rispetto alla serie TV, però col fatto che ne hanno fatto uno, e poi era comunque abbastanza... abbastanza cringe, io lo metterei in monnezza, anche se non se lo merita tanto di stare in monnezza, però secondo me deve stare lì, cioè rispetto agli altri, cioè ci deve essere una classifica, no? E poi ultimo, ma non per importanza, Hunger Games, che si è andato a posizionare vicino a Harry Potter, così perché gli girava, e vi dirò, no, non può stare vicino a Harry Potter, dai, per piacere, lo mettiamo insieme a Twilight, perché comunque secondo me Hunger Games è molto carino. I film sono anche, secondo me, fatti meglio rispetto a Twilight. Hunger Games, tra l'altro, ha anche un bel cast. Ed è figo, cioè, obiettivamente sono fighi i film. Niente da dire. Non mi fa impazzire, cioè, preferisco Twilight ad Hunger Games, però se devo fare un confronto per qualità, e anche impatto che poi hanno avuto su, insomma, le persone. Comunque, Hunger Games era una cosa. Quindi questa è la nostra classifica finita. Abbiamo Harry Potter in pole position, seguito poi da Twilight, Hunger Games. Poi abbiamo The Maze Runner insieme alle Cronache di Narnia. Divergent, Percy Jackson e in fondo alla classifica Shadowhunters. Ditemi voi che cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con la mia classifica. Ovviamente ci tengo a precisare che in alcun modo voglio, come dire, prendere in giro queste saghe o dire che fanno schifo o che sono bellissime. Semplicemente è una classifica fatta più che altro da quello che penso io di queste saghe, che cosa mi piace o meno di queste saghe, eccetera. So che probabilmente per alcuni Twilight sarebbe molto più in basso. Comunque fatemi sapere quali sono le vostre preferite, se le avete viste tutte oppure no, e soprattutto fatemi sapere di quali secondo voi vale la pena recuperare i libri, perché io ho letto, vabbè, quelli di Twilight, Harry Potter adesso sto leggendo Percy Jackson, però tutte le altre mi mancano e non so se recuperarle, quindi fatemi sapere se ne vale la pena. E niente, quindi io spero che questo video un po' così vi sia piaciuto, era più che altro un modo per parlarvi, insomma, delle saghe Young Adult, perché io le adoro e mi dispiace che spesso, come è successo per Percy Jackson, ma anche con Shadowhunters, le saghe cinematografiche poi vadano sempre un po' male, perché magari fanno delle scelte un po' del cavolo, insomma. Cioè, mi piacerebbe che ci fossero più saghe di questo tipo trattate in modo un pochino più corposo, come magari Harry Potter o anche Hunger Games. E niente, quindi come al solito nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social, io vi consiglio sempre di seguirmi su Instagram e nulla, se vi va di iscrivervi al canale mi fa super piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!